Formare per innovare nelle costruzioni è l'evento promosso da Stress, sviluppo tecnologie e ricerca per un'edilizia sismicamente sicura ed ecosostenibile, per illustrare i risultati dei progetti formativi realizzati dalla società. Una serie di iniziative formative nell'ambito edile, come spiega il presidente Ennio Rubino. L'evento nasce da un'analisi di tutta una serie di corsi di formazione che abbiamo iniziato intorno al 2012 e abbiamo constatato il successo che hanno avuto questi corsi di formazione, in particolare coniugando un po' le attività tradizionali del settore delle costruzioni con le tendenze più moderne, diciamo ICT, quello che genericamente viene detto 4.0, e abbiamo riscontrato da un'analisi fatta sui primi 80 formandi un elevato tasso di successo in termini occupazionali a oltre un anno di distanza dalla fine dei corsi. Quindi questo insieme al fatto che queste attività poi hanno preso a marciare con più forza sul territorio, siamo chiamati da più parti anche a livello di scuole per quanto riguarda le iniziative di alternanza scuola-lavoro, anche da strutture collegate all'associazione costruttori, ci conforta e ci fa capire che questo è un filone su cui spingere. Tra i partecipanti ai progetti, l'architetto Alessia De Michele. Ho partecipato al progetto Matrix all'interno della società Stress. Questo progetto ha presentato due moduli, in particolare il modulo B, ci siamo occupati di un tirocinio e io in particolare mi sono occupata della progettazione e della rivalorizzazione del centro museale universitario di via Mezzocannone 8, in quanto questo contesto museale aveva bisogno di una progettazione che fosse multidisciplinare e soprattutto incentrata sulle nuove progettazioni fatte anche di realtà virtuale e realtà interattive.